collage di fiori e foglie di Zoo. Coltiviamo un cactus. O un girasole. Che ne dici dell'edera? No, una quercia. Ciao, piccoli. Come mai state parlando di giardinaggio? La nostra maestra ci ha chiesto di realizzare una ricerca. Il tema è osserva la vita delle piante. Oh. Dobbiamo consegnare la prossima settimana. Volevamo piantare qualcosa. Così stavamo cercando delle idee. Oh, capisco, ma in una settimana non avete molto tempo. E una quercia ha bisogno di anni per crescere. Dovrebbe essere qualcosa che matura in una settimana. Anche se magari ha solo una piccola fogliolina. Beh, allora che ne dite del crescione? Germoglia velocemente e sarà pronto in tempo. Però dobbiamo iniziare immediatamente. Sì, andiamo, Elsie. Molto bene. Allora, ci servono i semi di crescione, dell'ovatta in cui piantare i semi e dei piccoli vasi. Tipo questo? Oh, non serve così grande. Il vasetto dello yogurt sarà perfetto. Questa mattina per colazione c'era anche lo yogurt. Forse ce n'è qualcuno in frigo. Oh, e dobbiamo conservare il coperchio del vasetto. Perché, nonno? Perché? Perché c'è un piccolo uccellino molto interessato ai semi di crescione per mangiarseli. E quindi dobbiamo proteggerli. Oh, Puck! Benissimo, adesso possiamo iniziare. Dovrei avere dei semi in garage. Intanto vado a chiedere alla mamma un po' di ovatta. Ecco qua, una confezione di semi. Yeee! Bene, potete iniziare a piantare il crescione. Se avete bisogno di me, mi trovate in garage. Grazie, nonno. Uno per te, uno per me. Ma io non ho molta fame. Non è necessario che lo mangi, Elsie. Userò lo yogurt per fare la mia salsa di menta. Ecco qua. Due vasetti puliti, pronti per l'utilizzo. Grazie, nonna. Per fortuna, non mi piace lo yogurt senza niente. Già, neanche a me. Il nonno ha detto di mettere l'ovatta dentro i vasetti. Poi si versa un po' d'acqua sul cotone. E quindi si aggiungono i semi. Fatto! Ci siamo! Puck, quei semi di crescione non sono il tuo spuntino. Forse è meglio se mettiamo il coperchio. Abbiamo seminato. Aspettiamo che crescano. Controlliamo il crescione. Guarda quanto è cresciuto! Fantastico! Allora l'aria dentro i vasi era pulita! Ehi, mi è venuta un'idea grandiosa! Torna subito! Eh? Ta-da! Non sbirciare! È una sorpresa! Wow! È un'idea bellissima! Anch'io voglio dipingere il mio vaso! Guarda! Ciao! Vi divertite? Oh, vedo che abbiamo compagnia! Molto piacere di conoscervi! Signore e signora Crescione! È meglio assicurarsi che il colore non macchi. Perché non mettiamo i vasi sulla finestra ad asciugare? Buona idea, nonna! È meglio che torni a casa! A più tardi, Zoo! Ciao, Elsie! E tu, perché non esci a giocare? Ho bisogno della cucina per preparare qualcosa. Ehi, Puck! Vuoi giocare?
come vuoi. Se sei troppo stanco, giocherò da solo. Di capelli piuttosto strano. Oh, è tutta colpa mia. Il nonno ci aveva avvisati. E io che pensavo di riuscire a realizzare la ricerca sulla natura in 2 giorni. È meglio che vada ad avvisare Elsie. Ciao, Su. Entra. Oh, è stupendo. Che cos'è? Beh, sto facendo un collage per la prossima mostra. C'è sempre un problema con il collage, purtroppo. È molto appiccicoso. Perché non hai portato i vasetti? Pensavo volessi mostrarli alla mia mamma. Oh, Poc ha mangiato il crescione. Oh no, non ricrescerà più in tempo ora. Che cosa facciamo? Forse per il crescione è troppo tardi, ma potete sempre mettervi a fare un collage, come il mio. Solo che voi potete usare delle piante e fiori. Che intendi dire, mamma? Beh, perché non raccogliete qualche foglia, dei fiori e un po' di semi? Poi li fate seccare e li incollate sopra un album. Alla vostra età mi piaceva fare questo lavoro. È un'idea grandiosa! Stupendo! Era ora! Questo fiore starà benissimo sull'album. Che cos'altro possiamo raccogliere? Grazie, Poc. Ci mancava questa foglia per completare la raccolta. Credo che Poc stia cercando di chiederci scusa. Oh, ti voglio bene, Poc. Non sapevo che amassi leggere il giornale, Elsie. Non lo leggo. Serve per pressare i fiori. Ora metto sopra questo. Così. Bene, non ci rimane che aspettare che i fiori siano secchi. Dovrebbero essere pronti per domani mattina. Guarda, Su, sono secchi. Che belli, staranno benissimo sul nostro album. Indubbiamente un gran bel lavoro. È anche meglio di quelli che faccio io di solito. Non vedo l'ora di mostrarlo a tutta la famiglia. E questa è una quercia. È decisamente più facile da portare a scuola che una quercia vera. Bel lavoro, Su, è ciò che si chiama una ricerca ben fatta. Però è un peccato che il signore e la signora Crescione abbiano perso i capelli. Già, avranno freddo alla testa. Ma fortunatamente ho messo da parte un po' di capelli per riparare al danno. Altri semi! Oh, grazie mille, nonno. Aspetta, mi hai dato 3 confezioni, però. E a noi ne servono solo 2. Oh, ho capito! Il terzo sacchetto di semi è per Poc. Ha 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 ha
Giochiamo ai colori. Allora, 4 carote, un bel cetriolo verde, 3 patate e 2 mazzetti di broccoli. Serve nient'altro? No, credo che ci sia tutto. Bene, vado a dire al nonno che io sono pronto. Nonno, nonno, ho fatto la lista della spesa. Possiamo andare. Benissimo, arrivo. Oh, ciao Elsie. Ciao Zu, volevo mostrarti la mia nuova pallina, guarda. Wow! Ti piacerebbe provarla? Su, in marcia! Non posso giocare ora. Sto andando a far spesa dal signor Zoe con il nonno. Il negozio non è lontano, è dietro l'angolo. Possiamo giocare con la tua pallina quando sarò tornato. Va bene, allora ti aspetto qui. Vai in fretta, mi raccomando. Promesso! Forza, nonno! Non così veloce! Salve, signor Zoe! Ciao, Su! Come mai di corsa? Perché devo comprare queste verdure per la nonna. Ma Elsie mi sta aspettando a casa. Le ho promesso di fare veloce, così... Ciao, Su! Oh, ciao, Zack! Come va, signor Zoe? Bella giornata, vero? Già, tu come stai? Ah, bene. Un po' in affanno. Cercare di tenere il passo di questa giovane zebra non è facile. Perché non vai in retrobottega e ti siedi un po'? Beh, non mi dispiacerebbe affatto. Oh... Ho promesso a Elsie che avrei fatto in fretta. Posso aiutarti io se vuoi. Davvero? Mm-hmm. Poi cos'altro? 2 broccoli e abbiamo finito. Oh, broccoli. Broccoli. Sono quelli. Attento! Oh, state bene? Che è successo? Mi dispiace, ero preso dalla fretta di mostrare a Zack dove erano i broccoli e... Non preoccuparti, non è nulla di grave. Metteremo subito in ordine. Ma ci vorrà un'eternità prima di finire. No, Zoo, faremo in fretta. Anzi, sarà molto veloce e divertente. Lo faremo giocando al gioco dei colori. Il gioco dei colori? Forte! È facile! Primo, prendete un frutto o una verdura. Secondo, controllate il colore, che in questo caso è... giallo! Terzo, lo metterete dove? In quale secchio? Nel secchio giallo! Partiamo con il gioco dei colori? Sì! Posso avere 2 broccoli, per favore? Ma certo, Su! Perché non corri a casa? Porterò io la spesa. Sarà piacevole fare 2 passi con calma. Grazie, nonno! Arrivederci! Elsie! Eccomi qua, possiamo giocare! Avevi detto che avresti fatto presto! Ho cercato,
Ma prima ho fatto cadere la frutta e la verdura e poi con Zack abbiamo dovuto raccoglierla. Per fortuna, con il gioco dei colori del nonno abbiamo fatto in fretta. Il gioco dei colori? È un gioco molto divertente. Vuoi vedere come si fa? Oh, magari! Oh, useremo la verdura che abbiamo comprato. Ma dobbiamo trovare qualcosa per i contenitori colorati. Andiamo! Il mio cappello. Dov'è la sua scatola? Oh? Chi ha tolto il cestino della carta? Ah! Dov'è finito il mio vaso? Oh, oh. E dov'è finita la mia cassetta degli attrezzi? Eh? Posso avere della verdura, per favore? Della verdura? L'ho messa in pentola. Verrà uno squisito minestrone di verdura. Oh. Intanto riparerò la cintura del mio grembiule. Non possiamo più giocare al gioco dei colori. Sì che possiamo! Vieni! Quella era rossa! Arancione! Verde! Gialla! Qualcuno ha visto la mia scatola verde per il cappello? E il mio vaso arancione? E la mia cassetta degli attrezzi? E il cestino della carta? Non c'è idea! Avete visto il mio contenitore per il cucito? Verde! Oh. Giallo! Arancione! Io credo di aver capito che è successo. Verde! Giallo! Questo è rosso! Arancione e verde! La mia cappelliera! Ecco la mia cassetta! E il mio vaso! Il cestino della carta straccia! Ed eccolo qui il contenitore per il cucito! Non credi che avresti dovuto chiedere prima di prendere questi oggetti? Sì! Guarda cosa ho trovato! Questa matassa è perfetta per finire il cuscino verde del mio divano. Oh, oh, il bottone del mio impermeabile. L'ho cercato ovunque e non riuscivo a trovarlo. Questa vecchia cerniera andrà benissimo per sostituire quella rotta della mia borsa. È esattamente la tonalità del mio grembiule. Beh, alla fine con il gioco dei colori siete riusciti ad essere utili a tutta la famiglia. Allora, che ne dite se giocassimo al gioco dei colori tutti insieme? Mi piacerebbe giocarci, ma abbi la cortesia di spiegarmi le regole. Certamente, sono facili. Primo, prendi un bottone, oppure una vecchia cerniera. Secondo, controlli il colore, che in questo caso è... giallo! Terzo, lo metti nella... cassetta gialla degli attrezzi. Verde! Arancione! Verde! Questo è rosso! Ah, rosso! Arancione! Giallo!
Oh, rosso! Rosso! Giallo! È divertentissimo! Verde! Oh, 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 giallo! Verde! Verde. Giallo! 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 Rosso! A letto, Su! Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e mezzo, 9 e 3 quarti, 10. Forza, tutti a tavola. La cena è pronta. Arrivo. No, mamma. E dai, avevo appena iniziato a giocare a nascondino con Elsie. La nonna si offenderà se farai raffreddare ciò che ha preparato. Potrai finire il gioco più tardi. D'accordo. Ci vediamo dopo, Elsie! Ciao! Ho finito di cenare! Posso andare a giocare con Elsie adesso? Temo che sia un po' troppo tardi, Bisù. Devi prepararti per andare a letto. Mamma! Ma mi avevi promesso che avrei potuto finire di giocare a nascondino, non ti ricordi? L'ho detto? Prima, in giardino! Oh, forse hai ragione tu. E va bene, allora. Puoi giocare a nascondino ancora una volta, ma poi a nanna. Grazie, mamma! Penso che uscirò anch'io per terminare di mettere a posto la bicicletta di Su. E io devo finire di potare il cespuglio di rose. Che cosa ne dici di una tazza di tè in giardino? Oh, mi piace, è un'idea carina. Io vi raggiungerò appena avrò finito di sparecchiare. 9, 9 e mezzo, 9 e 3 quarti, 10. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E ora, Elsie! Oh! Su, a letto! Oh no! Andiamo, è già passata l'ora in cui di solito vai a dormire. Oh, che peccato! Ma non sono stanco, nemmeno un pochino! Guarda! Ma Elsie è ancora alzata, non va a letto. A letto, Elsie. Arrivo, mamma. Buonanotte, Su. Buonanotte, Elsie. Chiamami quando hai dato la buonanotte a tutti. Ti rimboccherò le coperte. Ma non metterci troppo, però. Va bene, mamma. Buonanotte, nonna. Buonanotte, caro Su. Oh no, ti ho macchiato tutto il vestito! Cosa? Oh! Tranquillo, sono poche gocce. Ci sono! Ecco fatto! Meno male che c'ero io! Non so come avrei fatto senza il tuo intervento, Su. Ma non dovevi andare a letto? Oh, sì! Buonanotte, bisnonnina! Oh, la mia schiena! Bisnonnina! Oh! Non sei comoda su questa sedia! Hai bisogno del tuo cuscino! Non preoccuparti, te lo prendo io! È gentile da parte tua, Su, ma è... Sto bene! Va meglio così? O forse un po' più in alto? Oh, no, un po' più in basso. Ecco, così è perfetto, Su. Grazie mille. Ti meriti un bel bacio extra dalla tua bisnonnina per essere una piccola zebra così dolce e gentile. Oh. Mm.
Su, stai ancora giocando a nascondino? Non sto giocando, sto aiutando la nonna e la bisnonnina. Beh, più o meno. Ma ora vado di corsa a dormire, dopo aver dato la buonanotte al papà e al nonno. Oh. Papà! Papà! Ai! Che ti è successo? Oh, niente di che. Mi sono solo graffiato con le spine di una rosa. No! Ti sei fatto male! Oh, come no? Chiama un dottore! Un'ambulanza! Aiuto! Un'emergenza! Non muoverti! Ti curerò io! Ma su, davvero! Non è niente di preoccupante! Pensi che una fasciatura sia quello che ci vuole? Certo! È necessaria! Su, vuoi dirmi che anche il papà ha bisogno d'aiuto? Per forza! Si è graffiato con le spine delle rose e... Su, per fortuna, è venuto in mio soccorso. Sì, ma... Su! Ho controllato i freni e le gomme, ho liato la catena, cambiato la luce di dietro. E adesso è come nuova. Oh! Grazie mille, nonno. Sembra che sia a posto, ma è meglio fare una prova veloce. Giusto per essere sicuri. Io non credo sia strettamente necessario. I freni vanno bene. E anche le gomme. Ma non ho ancora visto se le luci di dietro... Controllerai le luci in un altro momento, Bisù. Forza, ridai la bicicletta al nonno. Oh. Buonanotte, nonno. Buonanotte, Su. La mamma ha ragione, bisogna andare a letto. Devi sempre dare retta a tua madre. Ora che ci penso, visto che domani è vacanza, non pensate che Su potrebbe rimanere alzato un po' più a lungo? Significa che domani sono a casa e non devo alzarmi presto come al solito. Sì, domani non deve andare a scuola. Già, è vero, domani è vacanza. L'avevo completamente dimenticato. D'accordo, puoi giocare fino a che non farà buio. Wow! Sì, grazie mamma. Vieni, Poc, andiamo a chiamare Elsie. Elsie! Elsie! Sai la novità? Mia madre ha controllato il calendario! Domani è vacanza! Possiamo rimanere alzati e giocare ancora a nascondino! Chi non c'è? Strano. Dove saranno andati? Oh! Che ti dicevo? Guardali. Mm-hmm.
sono stanco. No, neanche un pochino.